Ciao ragazzi e benvenuti. Buongiorno a voi. Come state? Ciao, il solito. Allora, oggi facciamo questa breve testimonianza sui risultati che abbiamo raggiunto fino ad oggi, ok? Assolutamente. Allora, Francesco ed Andrea, voi siete una software house, giusto? Hologron. Corretto, assolutamente. Corretto. Di cosa vi occupate? In due parole. Software integration e digitalizzazione di processi aziendali. Qual era il problema principale che riscontravate nel vostro business prima di incontrarci? Allora, fondamentalmente è un business poco scalabile, in quanto tutte quante le attività che facevamo non erano replicabili, non erano a tutti gli effetti delle attività che potevano essere, erano esclusive per ogni cliente. Quindi questo comportava una serie di problematiche in ambito sia di produzione sia in termini anche di fatturato, perché creando sempre da zero ogni volta la stessa identica metodologia, non avevamo una metodologia di lavoro in ambito sia di sviluppo ma sia anche di rendicontazione, avendo della roba sempre custom, non riuscivi un po' a standardizzare anche i processi e le metodologie interne. Questo comportava ovviamente tutta una serie di problematiche, quali un forte stress da parte diciamo, dei primi titolari, quindi di me e di Andrea, allo stesso tempo l'essere sempre affogati in un'operatività, quindi andando a creare sempre un po' di entropia anche su ogni singolo progetto che all'inizio sembrava andare bene, poi successivamente per mille motivi, come giustamente un software custom, esso comportava. Grazie a Business Coaching invece abbiamo iniziato a misurare quali erano effettivamente le nostre problematiche e a definire quali erano anche i nostri obiettivi da dover superare, o meglio, ci siamo prefissati degli obiettivi e anche come siamo riusciti a superarli a tutti gli effetti. Ok, grazie. E invece Andrea, faccio a te questa domanda. Come ti sentivi a riguardo? Cioè, come vi sentivate in realtà a riguardo? Come pensavate di avere questo problema da risolvere? Beh, di sicuro ci sentivamo molto frustrati, no? Perché è come un'elica che cavita nell'acqua, no? Giri forte, rischi di bruciarti, ma non smuovi la barca nemmeno di un metro. Quindi questo ci causava molti problemi, sia anche emotivi, ma oltre che lavorativi, no? Sia Certo. direttamente sulla nostra emotività e poi anche sul business. Quindi, insomma, è stata una boccata d'aria, BC, dal nostro punto di vista. Ok, grazie. E, ditemi un attimo, fino ad oggi cosa vi stava bloccando dal rivolgervi ad un business coach, a noi in particolare, per migliorare quello che è il vostro business? Ma fondamentalmente ti dico molto trasparentemente, la poca fiducia che noi avevamo nelle altre aziende, ma per un semplice motivo, perché anche non avevamo noi stessi nemmeno l'esperienza per poter giudicare una roba di questo tipo e soprattutto perché non ne sentivamo all'inizio nemmeno l'esigenza. Questo fondamentalmente siamo riusciti a trovare, abbiamo trovato anche conforto nella Business Coaching Italia perché anche attraverso delle referenze e dei testimoni diretti, anche quindi di casi di successo a noi vicini che sono stati sicuramente, ecco, che ci hanno sicuramente influenzato anche ad aprire, diciamo, un tavolo di questo tipo di confronto e soprattutto, diciamo, entrare nell'intimo dell'azienda per dire esattamente con le cose come stavano. Quindi la poca sicuramente po poca nostra esperienza, ma anche appunto la scarsa propensione forse al risultato che potevamo avere all'inizio. Ottimo, grazie Francesco. E Andrea invece, anche se in qualche modo Francesco in prima l'ha in qualche modo abbozzato, raccontaci brevemente tu l'esperienza con noi. Quali sono state le cose più importanti su cui abbiamo lavorato e l'impatto che hai riscontrato alla fine rivolgendosi a Business Coaching Italia? Ma guarda, allora intanto il primo risultato ottenuto è un altro punto di vista, no? Che te nella tua azienda te la suoni, te la canti, fai Deus ex machina, ma non è detto che hai le cose sotto controllo o che usi il controllo giusto. Quindi a volte attivare un nuovo tipo di controllo, può essere anche a volte un file Excel molto semplice o una metodologia molto stupida, a volte ti può cambiare un attimo il punto di vista e farti vedere le cose da tutt'altra prospettiva e farti fare valutazioni di differente entità e qualità soprattutto. Questo è il primo risultato. Dall'altra parte è tutta la parte di vendita. Noi, avendo non un prodotto ma un servizio, determinare già a livello commerciale chi viene da noi già ci fa risparmiare alla fine dell'anno molti,
soldi, perché ci permette di standardizzare anche il più possibile le richieste che ci arrivano. Quindi anche migliorare il nostro processo di vendita e strutturarlo meglio per fare una selezione e per avere un miglior target dei nostri clienti, questo di sicuro ci ha dato e ci darà un forte contributo negli anni. Ok, grazie, grazie. E l'ultima domanda che pongo un po' ad entrambi: qual è stato alla fine il cambiamento più importante che avete riscontrato nel business o nella vita in termini di, potete dirmi, qualche risultato numerico, relazionale, appunto di tempo, di livello emotivo? Allora, personalmente posso dirti sicuramente che il miglioramento è stato su un territorio di confronto, quindi riprendo le parole di Andrea, in cui prima penso che l'abbia citato esattamente, ce la cantavamo e ce la suonavamo internamente. Avere un punto di vista sicuramente differente ti aiuta anche a misurarti nel mondo, quindi non solamente all'interno dell'azienda. Già questo penso che sia un valore aggiunto e non da poco, soprattutto con persone appunto competenti come lo sei stato tu, Ippolito, sicuramente. Allo stesso tempo, diciamo, una visione più globale anche dell'azienda, come anche detto prima Andrea, giustamente, l'Excel in più ha aiutato ad avere uno stato dell'arte molto più preciso e puntuale, quindi in ambito numerico a tutti gli effetti, di quello che è l'azienda, di come si deve muovere, quali sono anche le scelte che essa deve fare nei confronti appunto sia delle persone all'interno dell'azienda, sia anche allo stesso tempo dei titolari. E infine sicuramente avere anche questo appuntamento costante, fisso, settimanale, personalmente mi ha aiutato parecchio a concentrarmi su quelli che sono gli obiettivi più in ambito strategico, quindi meno operativi, che era uno dei miei problemi principali, e questa cosa qui sicuramente è un valore aggiunto anche qui non notevole, proprio perché non solo ti concentri in ambito, cioè ti concentri più in ambito strategico e meno operativo, ecco. Ok, grazie Francesco. Andrea? Guarda, io in realtà non ti parlerò nemmeno di. Non ti voglio dire che i risultati migliori sono stati i risultati di business o di tenere un tempo, no? Tenere un ritmo sulle attività, fare attenzione a chiuderle. E noi facevamo prima più attenzione ad aprirle che a chiuderle. Però quello che secondo me è stato forse dal lato mio il miglior risultato è. Guarda, rispondo anche, do la mia versione a una domanda che ho fatto prima a Francesco, cioè cos'è che ti impediva a volte di affidarti a un coach? Perché pensavo che i nostri problemi erano nostri e gli altri non li capivano, no? Quindi chi è che conosce meglio il tuo business del titolare dell'azienda? In realtà i problemi che abbiamo non sono problemi relativi al business, ma problemi relativi all'azienda, che hanno tutti, quindi. Quindi in realtà Business Coach ha sbloccato il fatto che, ok, si può chiedere aiuto esternamente anche su cose del nostro business, perché alla fine i problemi sono sempre i nostri. Quindi questo credo che sia il risultato più grande di Business Coach, di far vedere che, guarda, i problemi che te hai sono problemi che hanno altri e che altri puoi chiedere quindi aiuto ad altre persone, ad altri consulenti, perché ti possono davvero aiutare, anche se non conoscono il tuo tipo. Quindi questo lo reputo il risultato migliore di BC in queste sessioni. Grazie, grazie ragazzi per la vostra testimonianza. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao, Ippolito. Ciao.